Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi andremo a guardare in particolar modo il manuale Introduzione all'Amiga 600 e un piccolo dépliant sull'Amiga 600. L'Amiga 600, un computer praticamente morente. Morente perché era praticamente né più e né meno che l'Amiga 1000 del 1987 in versione un po' più compatta, quindi una minestra del 1987 che fu riscaldata e rimpacchettata nel 1993 e non trovò chiaramente più accoglienza, per quanto tra gli utenti Amiga qualche uno se la accattò. Inoltre aveva la CPU saldata, sempre il solito vecchio 68000 saldata, non c'aveva il socket per metterci un FF+, il supporto per il disco fisso non ce l'aveva, fu aggiunto in modo shut e tardivo successivamente, e quindi come home computer, io questo lo definisco un home computer morente. Lo andremo a guardare, ne ho parlato già varie volte dell'Amiga 600 in modo anche indiretto, ma oggi diciamo andremo a guardare soprattutto il manuale di introduzione per avere diciamo un ricordo. Che cosa c'aveva? Ecco, c'aveva sul lato sinistro la possibilità di mettere una smart card, sul lato destro il disk drive, due vani, quindi uno per il joystick, uno per il mouse, poi dietro c'aveva la presa per l'alimentazione, l'uscita TV, l'uscita composito, poi l'uscita per il monitor, la presa audio e video, la porta parallela, la porta seriale e la possibilità di connessione al disk drive, quello del bus. C'era sempre il solito Motorola 68000 a 7.1 MHz con 1 MB di RAM, espandibile a 10 MB, ma diciamo era una cosa qui con asterisco, poi andremo a vedere, solamente con espansioni diciamo di terze parti, perché diciamo la Commodore non ha fatto niente. Sempre il solito i chip audio e video sempre soliti, un disk drive e poi una presa PC in miscia, e niente di particolare, sicuramente compatto. Come vi ho già detto, il supporto per l'hard disk fu aggiunto in modo tardivo e non aveva lo spazio per poterci mettere un FF+, e peggio ancora, il microprocessore 68000 era saldato sulla piastra, quindi non c'era nemmeno la possibilità di staccare, aprire il cofano della macchina, togliere il 68000 e stioccarci magari un 68020 o 68030. No, era così, un computer morente, sempre la solita minestra del 1987, l'Amiga 1000 in versione più zippata. Io il Commodore Amiga 600 lo considero come un Amiga 600 zippato, un computer ormai morente, tant'è che infatti non riuscì a risollevare le sorti commerciali della Commodore, che poi nel 94 ebbe a chiudere per crisi finanziaria. Passiamo oltre. Introduzione all'Amiga 600, manualetto di 44 pagine, lo guarderemo, lo ricorderemo così due pagine alla volta. Veramente triste questo manualetto in italiano. Introduzione preliminare con come diciamo mettere il computer, vabbè, generalità, tastiera, specifiche appendici, basta. Introduzione, qui si spiegava cos'era pannello posteriore dell'Amiga 600, com'era, i vari tasti, non cambiava assolutamente niente rispetto praticamente a tutti gli altri Amiga. Qui c'aveva lo slot di espansione in cui ci si poteva mettere diciamo espansioni di memoria solo di terze parti, collegamento con il mouse e l'altro era per il joystick, collegamento dell'alimentatore, tipi di monitor utilizzabili. Il link per scaricare questo manualetto lo trovate in descrizione. Generalità dell'Amiga 600, pezzo nel computer compatto, avanzato è una parola grossa, incorporando le caratteristiche della linea della computer Amiga, offre il microprocessore Motorola assieme al chip personalizzabile, sempre la solita minestra
del 1987 e riproposta a tel quel nel 1993. Vabbè, qui c'è l'alimentatore esterno, qui si parla dei monitor, interfaccia PC Micia, multitasking, vabbè. Tastiera e vari tasti funzione, amica piena, amica vuota e varie cose. Ok, io qui vado veloce. Specifiche, ecco, Motorola a 68.000, 7 MHz, sistema operativo, memoria 512K di standard, espandibile internamente, ROM 512K. E quindi ho già detto tutto, quindi una macchina che questa non era sicuramente adeguata al 1993, un Motorola 68.000, sempre con i soliti 4, con i soliti 2 chip audio e video, senza un supporto diciamo per un microprocessore, per un FFPU, il supporto per il supporto per l'hard disk esterno fu aggiunto, l'hard disk interno fu aggiunto in modo sciatto, e anche per quello esterno, perché diciamo non era supportato, fu messo diciamo in vendita quando ancora era ancora un prototipo, mi mancava il supporto per il disco fisso, il Motorola era saldato sulla scheda madre, nemmeno incastrato, per cui magari uno non poteva pensare di aprire il cofano della macchina, togliere il 68.000 e metterci un 68.020, no, era tutto saldato, era una macchina del 1987, quindi effettivamente era obsoleto. Locazione per il computer, è un computer morente perché praticamente non riuscì poi a salvare le sorti finali della Commodore. Per questa breve puntata triste per il ricordo dell'Amiga 600, un computer morente, questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.